Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questa seconda giornata del terzo video salone Abayotting. Io sono Alessandro Valentino, sarò il vostro moderatore per questa nuova diretta. Saremo a bordo fra poco sul Sanodisei 449 a Scarlino con il nostro Guido Taberini che si collegherà fra poco. Intanto ringrazio tutti gli spettatori che hanno deciso di partecipare a questo nostro evento di 2 giorni, ieri e oggi, del video salone dell'usato Abayotting. Ringrazio anche chi si collegasse su Facebook, novità 2021 di questo video salone in cui abbiamo appunto le dirette anche sulla nostra pagina Abayotting. Qualora fosse interessati a rivedere la diretta, tra l'altro sarà disponibile proprio sul nostro canale Abayotti di Facebook. Benissimo, io a questo punto direi che siamo già un buon numero di spettatori collegati. Stanno arrivando ancora gli ultimi, vedo che si stanno ancora collegando un paio di persone. A questo punto intanto aggiungo il nostro amico Guido da Scarlino. Il nostro inviato a bordo del 449 del 2016. Vediamo adesso Guido, gli chiedo di attivare la sua videocamera. Eccolo qua, e lui non è Buongiorno, lui, è proprio lui! buongiorno Buongiorno Guido! Alessandro, buongiorno a te, Come buongiorno a te. stai? Come stai, caro? Bene, bene, grazie, bene. Anche oggi, graziati dal tempo che effettivamente è giornata quasi primaverile. Accipiti, abbiamo avuto fortuna, non diciamolo troppo presto, però abbiamo avuto fortuna. È vero, Alessandro, è vero. Anche ieri c'è stato veramente di aiuto il tempo. E Bene, siamo speriamo. qui per vedere questo Janot 449 2016 che Bene. adesso vado a mostrarti. Grazie Guido, se giri la telecamera, io così ti metto in evidenza e facciamo vedere la barca invece. Che vedere noi, che credo che sia anche più interessante per chi si è collegato. Ok. Vediamo adesso ancora qualche secondo di pazienza. Non funziona il tastino, c'è il touch che non funziona. Eccolo lì! Benissimo, Ho via. problemi purtroppo di connessione internet perché in questa zona ci sono grossi problemi di connessione. Non Sì, c'è proprio una linea perfetta, anzi mi scuso in anticipo se dovessi creare qualche problema se ai nostri succedesse spettatori. ti perdoneranno sicuramente e cercheremo di superare tutti i problemi. Speriamo che regga, speriamo che ce la mandino buona, come dicevo. Certamente, speriamo di sì. Bene. Allora, questa è la barca vista all'esterno, 449 del 2016. La barca, lo diciamo, proviene da una società di noleggio, quindi una barca che ha fatto charter, diciamo, ai nostri spettatori che noi solitamente non trattiamo barche da charter, ma è un'eccezione che facciamo per questa società. Perché sappiamo esattamente che sono barche Come le manutenute. tengono? Esattamente. Devo dire davvero, hai detto bene Guido, noi solitamente lavoriamo molto, molto con il privato, direi il 95% forse, se non di più. Devo dire che in questo momento abbiamo questa imbarcazione, come un paio di altre barche di questa società di noleggio. È un plus valore, nel senso che veramente sono barche molto, molto bene mantenute. Tutte le volte che siamo stati a bordo abbiamo trovato non solo sulle barche che abbiamo in vendita, ma anche su tutte le altre barche della flotta, una manutenzione veramente ottima. Quindi devo dire che è un piacere lavorare anche con una società che tra l'altro gestisce barche tutte molto recenti. Questo è un Esattamente. 2016, abbiamo 2017, 2018, 2019, quindi davvero è una società che lavora molto molto bene e che ha una gran cura delle barche, come dovrebbe essere, no, Guido? Esatto, Alessandro. Però Io direi se sei d'accordo di salire a bordo. andiamo pure a bordo. Faccio notare proprio a proposito di quello che stavamo dicendo poc'anzi, che la barca è mantenuta veramente in condizioni ottimali anche. Puoi vedere dal tech nel pozzetto che è veramente in splendido stato.
ci picchia, sì. Vedo anche cucinerie nel pozzetto. Sì, cucinare nel pozzetto. Anche sulle sedute di poppa. Sulle E sedute di soprattutto c'è una poppa. bella spiaggia di poppa. Esatto, ovviamente apribile, non la apro in questo momento perché Beh, è vedo che c'è la tempo di passerella su. fare la passerella, la passerella inserita, quindi. Perfetto. Con la sua scalettina, vedo che c'è la scalettina abbattibile per fare poi il bagno. Le Sì, due panche di apoppa scaletta sono contenitori? battibile. Sì, allora guarda, da questo lato c'è un contenitore per le bombole del Bombole. gas. Bene, due bombole. Bombole, mentre invece dal lato opposto è un enorme gavone. Ah, perfetto, ottimo. Ottimo, E quindi gavone vano arriva tecnico. praticamente a scafo. Esatto. Benissimo. Bene, poi anche Vedo che questi anche due lì comodi sotto ci sono due belli laterali per spazi. riporre poi il cavo di corrente. Questa è una cosa furba, eh? Eh beh sì, di solito sono quelle cose che ti trovi in giro per la barca E anche e ti da permette quest'altro lato lo di stesso. tenerla un po' raccolta. Una bella idea. Allora, sulla timoneria di dritta ovviamente c'è il comando motore, quindi invertitore, pannello del motore che è uno Yamaha 54 cavalli e a fianco alla timoneria ovviamente la bussola, il comando per la Erica di prua, autopilota, Perfetto, quindi così cominciamo a dire quelli che sono i punti di forza e c'è l'elica di prua. esattamente, elica di prua, autopilota e tridata, trazione vento. Ottimo, quindi tutto riportato molto molto comodo. Winch riportati praticamente proprio davanti alla timoneria, quindi molto comodi anche per navigare e governare da soli. Nell'altra timoneria a sinistra abbiamo riportata la stazione del vento e la bussola, la seconda bussola. Perfetto. Centralmente sotto il tavolo c'è questo bel plotter Raybarin ultima generazione. Bello grande, tutto touch ovviamente. Sì, ovviamente tutto touch, un comodo vano all'interno del tavolo, molto capiente, Questo è comodo ovviamente per, portabicchieri. esatto, come essendo appunto una barca fatta più per il comfort, insomma, ci sono con tanti, tanti begli aspetti di comfort. Allora, la luminosità alle cabine interne è data anche da queste due. Prese luce. Belle queste finestrature, tra l'altro veramente è un po' un marchio di fabbrica di Dufour, forse queste, scusa, di Janot, anche queste, Gianò. su questo Sì. taglio, di avere queste bellissime finestrature che danno poi una luminosità pazzesca poi all'interno. È un'aggiunta che hanno fatto sulle barche un pochettino più moderne, devo dire che è una cosa molto molto utile. Allora, qui lateralmente sotto le sedute abbiamo due gavoni molto grandi, molto ampi per riporre varie cose di bordo. Perfetto, sono speculari? Sì, ottimo. Sì, speculari, sono sostanzialmente identici. Andrei verso la zona di prua. Sì, ti chiedo ancora di soffermarti solo un secondo sulle manovre, gentilmente. Ok, vediamo che ci sia tutto recessato, mi faceva piacere vedere l'organizzazione anche delle manovre, che è tutto molto, molto pulito. Quindi abbiamo, ecco qua, gli stopper, benissimo, davanti ai winch, quindi tutte le manovre sono molto molto comode. Mi faceva piacere farlo vedere perché è tutto riportato in timoneria, ecco. Esattamente. Restando sempre sulle manovre, qui in Tuga.
Abbiamo Sì, Luigi Harry alle Potter. trizze. Perfetto. Ottimo. Ti ringrazio, Guido. Se sei d'accordo, andrei verso prua. Assolutamente. Camminamenti laterali molto agevoli. Dagli spazi si cammina facilmente senza intoppi. Perfetto, vediamo anche un altro piccolo particolare, benissimo. Ecco, questa cosa secondo me è molto bella. Avere sarti interne vuol dire avere un passaggio laterale Esattamente, totalmente Alessandro. libero, bellissimo. Esattamente. In più hai il carrello del fiocco lì sopra, quindi sulla tuga, recessato anche questo, non hai veramente ingombri sul passavanti. Sì, è veramente molto agevole. Lo faccio notare magari con il controcampo, si vede proprio Ti ringrazio, sì. lo spazio libero in coperta di questa barca. Ovviamente a prua abbiamo la delfiniera. Uso ne ancora, stavolgi fiocco, il vano, catena dell'ancora. Perfetto, anche il musone è molto molto utile, devo dire che allontana la discesa dell'ancora dal dritto di prua. Oggi le barche hanno tutte queste prue molto verticali, molto belle, che però hanno bisogno veramente di un musone molto lungo, quindi questa è una bella soluzione, molto elegante, molto più bello che vedere il classico musone in acciaio, no? Eccoci qua in controcampo. Perfetto, ottimo. Sì, si vedono i passavanti, sono delle Sì, autostrade. veramente, guarda, esatto, hai detto bene. Sono proprio un'autostrada, si cammina molto agevolmente, non ci sono Poi lì mi intoppi. immagino che ti puoi mettere il tuo bel telino per prendere il sole alla grande. Giustamente, ora in questo momento ho posizionato il tender, Sì, la no, no, ricordo, ma certo. Però ci sono tanti spazi, sia sulla tuga che proprio sulla zona di prua, direi che ci sono due belle piazze d'armi per prendere il sole e godersi veramente la vacanza. Vedo Van Grigido. va grigido, sì. La randa è una steccata full batten su carrelli. Perfetto, questo è comodo. Con Aspetta l'easy bag, un quindi il po'. sistema è quello classico. Sì, esattamente. E fiocco Tu se avvolgibile, riesci a sempre vederli i tanto. carrelli, Sì, se li li sono vediamo, grazie inquadrati. Guido, perfetto. Perfetto. Il sistema randa, vedo, la scotte sono alla tedesca, quindi vengono riportate su entrambi i winch di poppa. Quindi Esattamente. si può portare a dritta o a sinistra a seconda di dove viene invece gestito il fiocco. Un altro particolare che ti faccio notare, sulla barca è installato un sistema di pannelli solari per riserva di energia. Ottimo, bene. E tra l'altro è un sistema fisso, quindi. È un sistema fisso, sì, non è di quelli pieghevoli a bimini, è un sistema fisso con due supporti a sostegno in Però acciaio non inox. sono assolutamente invasivi, anzi, No, direi veramente proprio un di bel no. sistema. Ottimo. Anche a livello tessile, diciamo capotina, bimini sono in ottima condizione, non hanno strappi, non hanno lacerazioni. Ecco, il pannello solare di 200 watt. Esattamente. In più all'interno c'è un inverter, se Da non ricordo male, 600, 600 watt, sì. sì. Quindi non è neanche quello piccolissimo, è già un qualcosa di un pochettino più importante. Solitamente si mette un 300 di standard. Ovviamente il tavolo ha doppia ala apribile e quindi si può pranzare o cenare in pozzetto comodamente, ti direi, 6 persone. Ci fai aprire magari una delle due, se riesci a farci vedere una delle due ali Andiamo subito. aperte, se ce la fai. So che sei con una mano impegnata. Ottimo, grazie mille Guido. Beh, bello, beh, un tavolone. Sì, è un bel tavolo, bello ampio, praticamente copre quasi tutta la seduta del pozzetto.
Qua ci si mangia in 8, in 10, aggiungendo magari due sedutine movibili, in 10 si mangia Esatto. comodamente. Ottimo, benissimo, Se sei Guido. d'accordo, a questo punto entrerei all'interno, auspicando che non caschi il collegamento, La perché linea. purtroppo qui, ripeto, ci sono problemi, non pochi problemi di connessione. Speriamo bene. Intanto comincio a rispondere a Cercherò di qualcuna andare delle più lentamente domande. possibile. Certo. Che ci vengono fatte. Quanti sono le ore motore? Sono circa 2100 ore che abbiamo rilevato quest'estate, verso fine estate. La barca poi ha fatto ancora qualche settimana di charter, quindi insomma, saranno leggermente qualche ora in più. Dicevamo appunto, è un'imbarcazione che ha fatto charter, ma come vedete, è veramente molto, molto ben tenuta. Ilenis, poi bellissimo questa colorazione di interni. Sì, guarda, questa è tra l'altro stata opzionata, come puoi vedere, con il paiolato più chiaro che c'era Bello, molto. opzione differente direttamente dal cantiere, e devo dire che è molto piacevole, molto piacevole. Molto. Poi anche questi interni ambrati, un pochettino più scuri rispetto a quello che sono un po' i canoni di oggi, di questo rovere bianco, rovere sbiancato. Devo dire che sta molto bene. Cuscineria grigia, anche insomma, una barca un po' diversa come interni, è piacevole vederla. Molto, molto piacevole. È molto Dal luminosa, quadrato molto peraltro, Guido. generoso. C'è tanta luce, Scusami, vero? Alessandro. Ah sì, assolutamente, guarda, al di là della giornata splendida di oggi, ma devo dire la barca è molto luminosa e è anche areata molto bene. E come vedi anche la coperta, ci sono passauomo generosi, quindi è molto luminosa. Vedo anche È tiepolo viaggiata in anche molto alto. bene. Considera che ci sono più di 20 gradi oggi qui fuori, io sono chiuso completamente, come puoi vedere, ma sto veramente bene, bene, bene. La barca asciutta. Benissimo. Ma mi sembra anche Allora, veramente molto molto ben tenuta, quindi devo dire che avvalora quello che avevamo un po' metto in anticipato evidenza prima. il quadro elettrico principale. Vedo che c'è un secondo Con, plotter, c'è un plotterino anche riportato dentro. sì, c'è anche un secondo plotter all'interno, sempre la Remarine, per fare eventualmente carteggi o comunque monitorare la situazione anche all'interno. Ottimo. VHF Icon, un impianto stereo, Fusion. Perfetto. Piano di carteggio con il solito oggetti, portacarte e strumenti vari per il carteggio. Benissimo, Anche hai già su questa risposto anche barca, a una con domanda di uno spettatore che chiedeva appunto gli strumenti interni, la strumentazione completa metto in all'interno. evidenza, c'è anche nell'impianto audio, c'è sistema Bose. Ottimo. Ci chiedono se la barca ha riscaldamento. La barca Direi ha di il no. riscaldamento. Sì? No, non c'è, non dovrebbe averlo. No. Abbiamo quindi, dicevamo, strumenti per quanto riguarda, scusami, il sistema altoparlanti e Bose? Sì, ti mettevo in evidenza giusto Bello, questo, questo è un bel i due plus. satelliti Bose installati ai due lati della radinetta. Una comoda azione meteo. Perfetto, mi fanno ulteriori domande sulla strumentazione. C'è il radar AIS? No, non ci sono né radar né No. AIS. Abbiamo quindi la strumentazione completa, diciamo, che viene proposta con
Charplotter, ecoscandaglio ovviamente, pilota automatico, stazione del vento e VHF. Allora, con i particolari della cucina, in questa zona c'è anche un comodissimo portacarte e documenti vari. È Cucina chiuso? è direi attrezzata come. Ah, è chiuso con un vetro? Com'è? È chiuso con un vetro? Sì, c'è un vetro e all'interno, come vedi, ci sono. Allora, in questo caso hanno sistemato delle tovagliette per Per la pranzo, ma colazione, certo. diciamo che nasce con lo scopo di essere un portacarte, Certo. portacarte nautiche. Beh, entrambe le soluzioni non sono male comunque. Devo dire che è anche geniale la soluzione di Sì, mettere le portatovagliette in una posizione comoda alla cucina. Mica male. Perché a volte si trovano sempre delle soluzioni. Andando in giro per le barche si trovano un po' delle soluzioni simpatiche, divertenti, che possono essere anche utili. allora, la cucina, come puoi vedere, è un doppio lavello acciaio inox, l'apertura del frigo a pozzetto superiore e ha anche l'apertura frontale che è comodissima per evitare di dover tirare fuori le cose dall'alto, insomma, una volta che il frigorifero è pieno. Ottimo, questa è una bella comodità, avere il doppio Forno, accesso. Due fuochi. Ecco, tutti stipetti, ovviamente, mi tutti chiedevano un stipetti. pochettino quanti spazi ci sono di storage, quindi se puoi farci un po' vedere le profondità anche dei vari. C'è veramente parecchio, parecchio Due, addirittura. spazio per poter riporre cose in cucina. Direi che ce n'è abbastanza, no? Certo. Ma poi continua praticamente per tutto il fianco in murata, quindi Ci sono anche tutti i ce ventilatorini n'è interni veramente per far tanto circolare spazio. l'aria. Spazio anche per pattumiera, cassetti Portaposate. vari. Beh, direi che hai risposto ampiamente al discorso sullo spazio di stivaggio. In cucina possiamo dire che c'è abbastanza spazio. Qualcos'altro qui sotto Per le alla. pentole. Perfetto. Ce n'è veramente a sufficienza. Chi più ne ha, più ne metta, no? Si diceva. Bene. Rifaccio un colpo d'occhio in controcampo prima di entrare nelle varie cabine e bagni. Beh, anche carina la seconda dinette sul lato di sinistra con questa dinettina breakfast, chiamiamola un po' breakfast a tavola di carteggio, Sì. è molto carina, molto smart. Se uno decide magari nel fine settimana di essere da soli, si può utilizzare banalmente questa come appoggio per fare per esempio colazione senza starsi a sedere in dinette comunque Esattamente. o per leggersi un libro o per Angolo lavorare al computer. caffè o Bravissimo. tè, Bravi. che Ormai si tanto è voglia. tavola da Però ti carteggio, direi. dirsi voglia ufficio, ormai è la stessa cosa, no? Allora, questa è una delle due cabine di poppa gemelle. Sì? All'interno io sono in piedi assolutamente senza problemi di spazio in altezza. Molto Ecco qua le luminosa, visto anche le finestrature. finestrature che ti ho fatto notare prima dall'esterno. Che a me piacciono molto. Ci sono anche gli oscuranti su quelle finestrature, eh? Ci sono anche gli oscuranti, sì. Perfetto. Sono. Eccoli qui. Ottimo, ottimo, perfetto. Ovviamente c'è anche finestratura lato pozzetto, Con il suo apribile, oscurante. quindi la cabina è assolutamente aleggiata in maniera naturale. Due comodi posti, comodissimi. Beh, mi sembra che sia bello grande il letto, eh? Sì, generoso armadio dedicato a questa cabina. Bello, quindi sia zona, diciamo, armadio abito lungo che ripiani. Sì.
che ripiano. Questa cabina troviamo sotto il pannello degli staccabatterie. Perfetto. La cabina gemella. È gemella. Lato. sì, ci sono gemella, esattamente gli stessi ambienti, ottimo. Mi qui, sembra ci sono anche delle belle altezze sul letto, che ci si possa sì, sedere. Sì, ti direi che guarda, non è assolutamente un letto di quelli angusti. E, sì, considerando che poi là sopra c'è ancora un gavone del esatto, pozzetto. Sì, all'esterno sopra c'è il gavone pozzetto, in realtà poi all'interno è veramente spazioso. E poi come puoi vedere, insomma, sono due belle posizioni. Molto comodo. Ottimo. Anche qui ovviamente c'è il suo armadio, circolare all'altro. Ottimo, perfetto. Queste due cabine usufruiscono del bagno ospiti. Bagno ospiti che è diviso praticamente in due zone, ovvero su questo lato che vedete c'è la zona doccia. Sì. Vengo Quindi ha proprio una all'interno. zona doccia dedicata, vedo. Esatto. Invece lato opposto c'è la zona WC. Perfetto. Il E la bella. Buono specchio anche all'interno. Eccoci qua. Ti vediamo. Anche qui riposti divari. Bello. E la doccia, con la sua doccia comoda, separata, con la proprio seduta. dedicata, con la seduta. Si separa, ah no, ok, perfetto, perfetto, ottimo. Eccolo qua. In realtà è separato, anche se non ha, diciamo, quello che di solito ci si aspetta dal box Un vero e doccia, quindi proprio box plexiglass, doccia, ok. Però sono comunque due è zone totalmente separate. separato, quindi. Difficile andare a bagnare comunque la zona WC dove c'è carta igienica e tutto quanto, Esattamente. c'è spazio. Ottimo. Ci chiedono se il tavolo della dinette è abbattibile. Direi di. Allora, in questa situazione no, non è previsto. Non credo sia un problema, un grande problema farlo, perché ci sono sistemi praticamente di cambio, questi due supporti sotto il tavolo, che facilmente Sì, si possa credo che trasformare in. esatto, esattamente, con le gambe corte. Esatto. Quindi Mi abbiamo avvicino la alla zona configurazione, perfetto, andiamo azzurro. pure a prova. La configurazione, ricordiamolo, di questo Geno Sanò di 6449 e con quattro cabine e due bagni. Abbiamo visto appunto le due cabine gemelle Esattamente. precedentemente, stiamo entrando appunto in cabina di prua. Allora, questa è la cabina di prua classica AV. Sì. Due comodissimi posti, anche qui ovviamente molto luminosa, come puoi vedere, sia in murata che in coperta ci sono luce in abbondanza. Ottimo, anche una bella reazione. Buon armadio anche qui, ottimi spazi. Ottimo. Noto che ho il sole contro e non so se riuscite a vedere perfettamente le immagini. Sì, vediamo bene, Guido, grazie mille. Vediamo che c'è anche un portascarpe nella parte bassa. Guido, Esatto. ti consiglio solo di rispostarti da lì perché la connessione si sta un po'. È un po' ballerina. Grazie. Ok, intanto
Guido, parlo, se non ti spiace, racconto io brevemente perché sentiamo un po' di sbalzi di connessione. Sì. Vediamo le immagini un po' rallentate. Abbiamo visto appunto c'è un bagno quindi di servizio per la zona di Prua e vediamo la quarta cabina in questo momento con i due letti pullman, classici due letti pullman. È una configurazione questa tipicamente da imbarcazione charter, ovviamente. È molto utile però questa quarta cabina nel caso in cui ecco, ti chiedo di rispostarti magari in dinette così riprendiamo un po' di connessione, ti ringrazio. E, nel caso di anche di un acquisto Eccomi. per un privato, questa quarta cabina potrebbe essere veramente però utile e carina come una cabina, un eventuale ospiti o per i bambini. Ecco. Mi Ah, comunque, senti, due sì, letti. Alessandro? Sì, ti sento. Si è un pochettino abbassata la qualità video, però ci stiamo riprendendo. Bene. Ottimo. Io Guido ti ringrazio. Direi che ci possiamo magari accomodare in pozzetto, così raccontiamo anche. Sì, così forse ho anche migliore connessione. Esatto. Intanto Guarda, mi prima di chiedono. uscire in pozzetto, Sì? approfitto, ti faccio vedere anche il vano Bravissimo. motore. Mi stavano chiedendo Così. quello e mi chiedono anche se nella quarta cabina, che non abbiamo visto molto, c'è una finestratura. Vediamo subito di inquadrarlo. Eccola qua. Ti ringrazio, apribile, no? Perfetto, grazie mille Certo. Guido. Siamo dall'altra parte del bagno, quindi è la stessa, diciamo, è simmetrica la finestratura che abbiamo sul bagno. Esattamente, esattamente, Alessandro, questo nel bagno. Perfetto, grazie mille Guido per la cortesia. Così abbiamo risposto anche a. Signore. Torniamo pure esatto, mi dicevi qui sotto abbiamo ovviamente sala macchina, abbiamo visto, abbiamo già raccontato anche un po' quelle che sono le ore motore dell'imbarcazione che sono 2100 a quest'estate. Io a questo punto Guido mi rimetterei in modalità galleria, ci rivediamo entrambi così ti chiederei di girare la telecamera verso di te. Eccomi qui. Eccoci qua, bentornato. Ti rivediamo anche con una connessione migliore di prima. Sì, purtroppo è la zona, è così. Purtroppo sì, lo conosciamo bene il porto, purtroppo lì la connessione internet è sempre un po' un jolly. Anzi, è già andata bene che ci ha permesso di vedere la barca nella sua interezza, esatto. Bene, io andrei a riassumere un pochettino quello che sono l'imbarcazione che abbiamo appena visto. C'è qualcos'altro che ti viene in mente, Guido, di questo modello? Qualche lavoro che ti sembra che ci sia da fare? Ecco, andiamo a specificare una cosa con l'occasione. Su questa imbarcazione è stato fatto un lavoro di ripristino sulla zona carena, in quanto ha avuto un evento eccezionale, ha toccato su una secca in sabbia, per cui è stato fatto e riportato un evento eccezionale anche sul libretto di navigazione. Lo diciamo tranquillamente, serenamente, lo raccontiamo, lo troverete nei documenti. Noi siamo soliti, ecco, un pochettino a fare sempre una verifica anche dei documenti, andiamo sempre a bordo prima di prendere un incarico di vendita. Per verificare le condizioni dell'imbarcazione e conoscere al meglio la storia dell'imbarcazione. Quindi lo diciamo serenamente, è stato poi fatto un ripristino a opera d'arte, per cui ecco c'è l'evento sul libretto, ma nulla di più. Detto questo, Guido, stavo facendoti invece un'altra domanda. Ti sembra che ci sia qualche lavoro da fare a bordo, che ci sia qualche cosa? Che cosa faresti una volta comprata la barca? Un suggerimento? Guarda, a essere sincero, non vedo cose particolari da segnalare. La barca è mantenuta veramente in ottime condizioni. È una barca che ha lavorato e che ancora tecnicamente lavora, quindi è sempre in perfetto stato Ecco, d'uso. questa è una delle cose che
Delle volte dimentichiamo delle barche charter, per cui tante volte si va a fare un po', si è un po' scettici. In realtà le barche charter sono le barche che sono meglio mantenute di tutte, perché sono Sono più imbarcazioni efficienti in assoluto, che che devono se non essere fosse così efficienti, non esatto. lavorerebbero. Bravissime, devono essere efficienti, tutte le piccole cose sono già successe, perché avendo fatto un utilizzo con un po' tutti, le barche sono semplici da utilizzare, semplici da condurre, solitamente sono sempre ben accessoriate per permettere una navigazione semplice. Ecco, quindi questo secondo me è più un plus che un minus in generale, soprattutto se sono barche fresche come lo è questa e gestite in questo modo. Bene, Guido, io ti ringrazierei. Noi ci vediamo ancora, vero? Sì, credo più tardi ci rivediamo sul 519. Ci vediamo nel pomeriggio. Vi dico due cose solo di Guido che mi fa piacere condividere. Guido, è uno dei nostri collaboratori a Biotting più affezionati, all'ufficio a Arriva di Traiano. Riva di Traiano, a Civitavecchia, quindi, ed è il nostro responsabile di zona sulla zona Lazio e in parte Toscana. Per cui troverete lui o il collega Sandro Ciliegi a bordo dell'imbarcazione che abbiamo visto oggi. E davvero Guido è un grandissimo professionista, oltre che umanamente è una splendida Grazie, persona. Davvero, ho avuto la fortuna di incontrarti e di conoscerti. Mi grazie. Grazie fa mille davvero piacere, Alessandro, Guido. ricambio con affetto. Grazie, Ti ringrazio. Guido, io ti saluto e ci vediamo più grazie a tardi. tutti, è stato un piacere di seguirci. Grazie mille. Grazie, a più tardi. Ottimo, io a questo punto, perfetto, ritorno in diretta. Eccoci qua. Vi volevo ringraziare per la partecipazione sia su Facebook che su Zoom. Siete stati. Tra l'altro Guido c'è una persona che ti saluta, molto caramente, veramente Guido è una persona meravigliosa e devo dire che nell'esperienza che abbiamo avuto con lui, tutti gli armatori che sono passati da Guido gli vogliono un gran bene, quindi oltre che essere un grande professionista è veramente una persona meravigliosa. Sono due o tre persone che ti stanno salutando, Guido. Grazie, grazie ancora. Vi ricordo che è possibile vedere questa imbarcazione e organizzare una visita a bordo. Ci potete scrivere su info@abaiotti.com. Inoltre, c'è la possibilità solo per oggi di opzionare l'imbarcazione con un deposito di 5.000 euro. Come funziona questo? Banalmente, potete inviarci una mail a info@abaiotti.com. Vi manderemo le coordinate per fare il bonifico e terremo quindi l'imbarcazione opzionata per voi per 7 giorni. Entro 7 giorni dovrete ovviamente venire a vedere l'imbarcazione e nel caso in cui la barca vi piacesse potreste procedere con l'incarico di vendita, con la proposta d'acquisto. In alternativa potete rinunciare e vi torneremo indietro questo deposito. Io vi ringrazio ancora. Ci vediamo a questo punto, fra pochi minuti in realtà, con l'ultima visita del mattino. Saremo a bordo del Comet 41 a Bari, quindi cambiamo totalmente zona d'Italia. Dalla Toscana ce ne andiamo in Puglia. Andremo dal nostro collega Gerry Capozza e ci vediamo presto. Grazie, grazie mille.